Buongiorno a tutti. Allora, oggi è venerdì, straordinariamente oggi sono a casa, di solito il venerdì sono in ufficio con questa faccia. Sto correndo da stamattina, sono le 10:07 e ho appena fatto 3.000 passi. No, sto correndo da stamattina perché ho accompagnato le bambine a casa. Sono andata a fare la spesa, sono tornata a casa e ho trovato parcheggio davanti al portone. Dove portava, volete sapere dove portava l'ombrello mio nonno? Questo è un get ready, quindi io mi devo preparare in poche parole. Faccio un trucco molto basico, giusto per non uscire così, perché per fortuna che stamattina tirava vento ed ero col cappuccio perché mi sono vergognata davanti a scuola delle gemelle. E non è particolarmente fondamentale la luce in questo video perché insomma non è che vi devo mostrare niente di interessante, ecco. E poi sono tornata a casa, ho cambiato un letto, ho rifatto l'altro, intanto avevo già lavato un bagno, sistemato i giocattoli, chiamato Babbo Natale perché non sono stati sistemati i giocattoli. Lavato un bagno, devo svuotare solo la lavastoviglie, sono alla seconda lavatrice e alla prima asciugatrice. Sembro isterica, non lo sono, sono solo una donna che quando ha la mattinata, tra virgolette, libera, deve cercare di metterci più cose possibile così che il pomeriggio possa io dedicarlo giustamente alle mie figlie. Anche perché i compiti sono quelli che sono, vi dico solo che ieri Stella faceva i compiti e piangeva contemporaneamente. Sì. Voglio mettere un po' di touche éclat. Questa è nella versione Radiant Ivory, il 2. E invece del correttore, va, ci metto un po' di luce, va. Perché io non so niente, perché lei si innervosisce se non riesce a fare qualcosa e le ho detto: ma scusami, ma la maestra te l'ha spiegato perché non si ricordava bene l'assegno, aveva segnato su due pagine diverse, vabbè, comunque. Alla fine abbiamo portato a casa il risultato, ma non siamo andati a danza. Ma io il pennello non siamo riusciti ad andare a danza. Perché abbiamo finito alle 17:30 passate, però devo essere sincera, con la pioggia che c'era ieri e la vestaglia di Pile e l'acqua che ci eravamo già prese a ora di pranzo, perché si sono rotti tutti e due gli ombrelli delle bambine, giustamente. Lo sparagno, cioè no, o sparagno non porta guaragne, cioè risparmiare non porta spesso un'utilità, perché è come chi meno spende più spende, ecco. Però insomma sono aggiustabili, solo che se ne hanno proprio girati. Quindi ho dato il mio enorme ombrello, che non è mio, ma era del mio adorato papà, e io sono andata sotto l'acqua. Per fortuna che avevo il cappuccio, un po' di cipria. Sto finendo questa dell'Astra Natural Skin che ha consigliato, se non mi sbaglio, Giulia Cova. E infatti è un'ottima cipria, secondo me. E quindi insomma, sì, mi è dispiaciuto non essere andata, ma comunque stare dietro a loro, poi mi sono messa a preparare la cena, a piegare panni, insomma, fare cose. Stasera inizia Gomorra. Naturalmente verrà registrato perché se non si addormentano le bambine è impossibile da vedere perché, cioè, è capitato una sola volta che loro si trovassero in quel frangente, un frangente, che faccio? Me lo metto un po' di sin che mi dà un po' di luce, va, una botta di luce. Insomma, si sono trovate durante una sparatoria. Non ho capito bene. Stavano giocando in un'altra stanza. Sono venute, quindi abbiamo preferito lo registriamo e lo guardiamo dopo. Se riusciamo, lo guardiamo l'ora dopo, perché di solito si addormentano abbastanza in fretta. Quindi alle 10 iniziamo a guardarlo e
Allora, io vi volevo ringraziare per il video i commenti al video sfogo. Sono rimasta veramente molto grata e che sia stata capita perfettamente la situazione. L'ansia non è nient'altro che la manifestazione di, almeno per quanto mi riguarda, il controllo. Perché i fatti che sono successi purtroppo nella mia vita sono stati del tutto incontrollati e quindi io tendo ad avere il controllo. Il problema è che il controllo in questa vita non si può avere su molteplici cose e quindi diventa un pochettino, scusate se vi do dei colpi. Voglio usare come matita per le sopracciglia questa di MAC, la brunette, la sto usando da un po', infatti la dovrei temperare, ma non ho il temperino, ho dei buchi grandi come sbadigli e ho notato una empatia enorme per quanto riguarda il video, sono rimasta molto. Anche dai messaggi privati che ho ricevuto, sono rimasta molto commossa, si può dire, sì, commossa e grata e soprattutto alcuni commenti mi hanno veramente fatto piangere, lo dico proprio senza alcuna vergogna. Qui ho un buco gigante. Che però a me non piacciono le sopracciglia disegnate, non mi piace che si veda, nonostante questo colore sia il mio colore. Vabbè, comunque, non ho voglia di mettere matita, non ho voglia di mettere niente. Ah, non so se ve l'ho raccontato, ma credo proprio di no. Allora, dovete sapere che, insomma, la prima elementare delle gemelle, questo è un fatto bello, perché anche in questo caso ho pianto, ma stavolta ho pianto di gioia. Cioè, come puoi pretendere di metterti all'uscita di scuola fermo la maestra di Antonietta per un aggiornamento, perché la settimana prima l'avevo chiesto di stella alla maestra di italiano. E si è trovata la maestra sia di italiano che di matematica e scienze insieme. Allora ho chiesto, anche se tra poco ci saranno i colloqui a dicembre, e ho chiesto delucidazioni. Allora, io sono una persona non particolarmente ottimista, credo che si sia intuito in tutti questi anni. E Antonietta ha avuto qualche piccola difficoltà iniziale dovuta alla separazione con la sorella, ma del tipo che finiva molto velocemente di fare i suoi compiti perché la maestra la prima cosa che ha detto era che era brava, però poi voleva vedere la sorella. Sono bastati 2 giorni di punizione per cambiare completamente la situazione. Lei si è mortificata talmente tanto che ha capito che insomma non c'era trippa per gatti e quindi si è data da fare. Un po' di blush, perché lo chiedo a voi che non mi potete rispondere. Ne prendo uno qualsiasi, questo è il Peach? Sì, di Deborah Milano. E quindi l'ho fermata e mi ha riempito talmente tanto di complimenti nei confronti di Antonietta, nel senso ho riempito Antonietta di complimenti, non a me. Ha detto che Antonietta è educata. Antonietta è brava, veloce nel fare i compiti, che adesso chiede molto di meno di uscire dalla classe, andare in bagno quando serve, però dice che è molto continua. Insomma, io le sento le gemelle quando parlano tra di loro, che una dice all'altra perché non sei venuta in bagno, perché loro hanno questa strana alchimia per cui Antonietta chiede di andare in bagno, contemporaneamente nell'altra stanza Stella chiede di andare in bagno. Voi vedete stacchi, ma non ce ne sono. Ok, però no, giusto per dopo metterò il rossetto. Sfumiamo.
Lo so perché in questo periodo mi vedo proprio che non azzecco i colori, non so perché, ma non si deve. Vabbè, comunque, insomma, che è molto brava, che molto spesso l'unica cosa la riprende perché magari si alza e va a aiutare gli altri, è abbastanza altruista. E la maestra le dice: Antonietta, vatti a sedere, finisci il compito. E poi la maestra si rende conto che Antonietta ha già finito da mo' il compito e si è andata ad aiutare gli altri. Mi ha molto commossa, infatti, mi sono messa a No, non mi sono messa a piangere, insomma, mi sono commossa quando è andata via perché mi ha detto: io scopro un'Antonietta diversa ogni giorno che passa. La maestra di matematica, senza farsi vedere, Antonietta faceva: insomma, condivide con gli altri, anche la merenda, insomma. È altruista e naturalmente la cosa che mi premeva di più del fatto di è bravo o non è brava in questo caso, ma questo è un vecchio retaggio di mia madre. Ho chiesto se è educata e se parla italiano e mi ha detto di sì, per fortuna. In tutto questo, Stella ha iniziato a fare dei capricci assurdi perché giustamente a me queste cose non me le dice di qua, di là. Stessa cosa era successa quando ho parlato con la maestra di Stella. Ma insomma, vabbè, comunque. Quindi, questo è quanto. Io vi saluto, vado a darmi una pettinata. Spero che sia asciutto il bagno perché devo chiudere le finestre, sto congelando. Ci sono veramente. Stiamo avendo. Adesso c'è il sole, prima pioveva quasi. Ieri ha diluviato in continuazione, quindi. Questo tempo non lo stiamo ben capendo, però devo dire la verità, io amo l'autunno, quindi sono molto fortunata. Io vi ringrazio davvero di cuore per le parole che avete avuto per me. Ci vediamo al prossimo video e credo ne riuscirò a girare un altro oggi, forse se riesco. E, al prossimo video. Grazie. Ciao.